Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Siamo qui oggi con Antonio, che ha fatto 5-0 con il maestro. Come mai la scelta di questo perché leader? Oggi è martedì e volevo giocare un po' così, quindi è andata bene, è andata fin troppo bene. 5-0, un bel torneo da 20 persone. Eh sì, che hai preso diciamo in Svizzera? Yamato, primo turno, okay. Secondo turno Katakuri, due Barba e ultimo turno Katakuri. Okay, quindi hai preso giallo e barba bianca, ok, va bene, va ho bene. Ho evitato low, che era sì, il peggiore. È il peggior match, però vabbè, quindi passiamo alla lista. Allora, reparto film fondamentale, 3 Asop, 3 Nami, che è diciamo, una delle carte più forti che ti aiuta a cercare ogni turno. Vabbè, 4, stable queste carte, sì, per 4 forza. 4 Brook, 4 Zoro e 4 Luffy. Alla fine quindi tu hai massimizzato tutto il reparto, sì, film. Alla fine tu vuoi partire mettendo molti pezzi sulla board, quindi più Brook vedi, più combo Nami Brook fai, e meglio è. Poi dei film c'è Chopper Counter 2000, vabbè, solo Counter praticamente. E poi c'è il reparto dei 2000 con Izzo, 4 Izzo, che mi ha aiutato a chiudere anche una partita contro Barba. Tappando un blocker. Sì. Ok. 4 Apu, che possono essere selezionati da Bonnie. Poi un'altra delle carte più forti, Basil Hawkins, sempre verde. Sì, fortissimo. Troppo forte. Supernova Capone, 4 Capone. E poi abbiamo gli eventi, 2 Paradise Waterfall e 2 Pan Gibson. Ok, poi, sta roba qua serciabile solamente di Bonnie, Capone. Sì. Vabbè, Paradise Waterfall da nessuno, però sì. Pan Gibson da Bonnie. E okay, poi una carta che non so se qualcuno si aspetta, 3 Doflamingo 10. Questo mi sa che è un pochino spicy. Che hanno bloccato parecchie volte i personaggi di Barba Bianca in campo. Cosa vado abbastanza partite, quindi. Sì, sì. Okay. Soprattutto se ne vedi più di uno consecutivamente. Anche perché poi se penso almeno vai in lock con Doflamingo, sì, il turno dopo vai in chiusura con il doppio attacco del, sì, leader, del doppio leader, a terra, quindi sì. Quindi diciamo, sai, abbastanza standard, solo c'è Doflamingo in più e forse Basil Hawkins che non si vede spesso. Vabbè, un bel counter verso il meta, sinceramente. L'ho messo per Barba e un po' anche per Low, perché se prendevo un Low, diciamo che è il peggior matchup, per cercare di fare qualcosa ho messo 3 Basil Hawkins. Ok, ok. Va bene, vuoi ringraziare qualcuno? Ringrazio te e tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo torneo. Okay. E mi ha fatto piacere farvi vedere la lista. Col best deck, sì. Kid. Va bene, alla prossima. Arrivato.